per dire no alla violenza, ma principalmente per salvaguardare quello che è un valore, che è il Servizio Sanitario Nazionale, che dà a tutti gratuitamente un trattamento idoneo. Su questo non è più possibile che ci siano persone o soggetti che vanno a rompere ciò che non deve essere rotto, tra cui principalmente un valore. È diventato difficile fare il medico al pronto soccorso? Non solo al pronto soccorso, è fatto difficile fare il medico sia per carenze strutturali, ma ancora di più perché si è rotta quella che qualcuno dice il rapporto di fiducia medico-paziente. Anche l'utilizzo di apparecchiature elettroniche, telemedicina, che apparentemente avvicinano, purtroppo allontanano. Talvolta la persona già viene preparata dal dottor Google, poi va dal dottore e vuole che il dottore faccia le cose che ha letto il dottor Google. Non è così. Il dottore è pronto anche ad assumersi le proprie responsabilità, però altrettanto è corretto, nel senso civico, ascoltare chi deve prestare un'opera professionale. Serve più sensibilizzazione e informazione per, diciamo, tutelare la categoria? Assolutamente sì, tutelare la categoria, ma qua bisogna tutelare quello che ho detto poc'anzi, il valore del Servizio Sanitario Nazionale. Chi rompe fa un danno non solo alla persona, al medico, all'infermiere o rompe una vetrata che sia, ma rompe qualcosa che poi domani gli deve dare un servizio. È una giornata importante per dire in questa piazza no alla violenza, per lanciare un appello alla società civile. La società civile deve espellere dalla propria società questi delinquenti criminali. La maggior parte dei componenti della società civile sono delle brave persone, quindi fuori questi delinquenti. Basterà una guardia giurata per difendere i medici? Ma bisogna mettere in atto tutte le misure di sicurezza, i pronto soccorso dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo, io posso parlare di questi, essendo competente solo su questi, sono tutti dotati di videosorveglianza, ci sono le guardie giurate H24 e le 92 guardie mediche sono anch'esse dotate di videosorveglianza e il personale che ci lavora ha anche un sistema di allerta, il tracker mobile Pocket Mandown che consente l'attivazione sia attraverso l'azione del medico che attraverso il Mandown, quindi uomo a terra se si viene attaccati. Quindi i presidi vanno messi in sicurezza, i criminali devono invece andare tutti in galera.